più passa il tempo più si alza l'asticella per voi, perché nel senso che le gare diventano sempre più difficili, siete più passa il tempo più vi attendono al varco, magari tutti vorrebbero vedere qualcosa di più e non sempre si può vincere. Quindi, a parte che il Bologna è una squadra, mi sembra, organizzata, sta vivendo un buon momento e quindi sarà una gara da giocare meglio rispetto alle ultime, perché state alzando l'asticella, mi sembra. Cerchiamo esclusivamente di seguire quello che è il nostro percorso, e il nostro deve essere un percorso di crescita generale, quindi da migliorare c'è sempre. La perfezione nel calcio non esiste, dovremmo essere bravi a sbagliare il meno possibile per cercare di dare continuità e seguito ai buoni risultati ottenuti, risultati che si possono ottenere più facilmente se proponi un gioco buono. E se riesci a giocare bene a calcio, probabilmente hai più possibilità di fare il risultato. È normale che le vittorie creano aspettative e le aspettative devono essere assecondate con il lavoro quotidiano che facciamo in campo, cercando di dare il massimo, cercando di fare il meglio possibile. Buongiorno mister, visto che siamo in tema natalizio, questa squadra come l'hai vista dopo, in questi ultimi giorni, con la pancia piena, oppure gli allenamenti, le sensazioni che hai dagli allenamenti sono comunque quelle di una squadra con la testa dentro l'obiettivo? No, pancia piena per cosa? Per quattro partite vinte, assolutamente no. La fortuna è che questa squadra ha vissuto un momento difficile già quest'anno, all'inizio, e quindi sa benissimo che i risultati che sta ottenendo adesso sono frutto del lavoro, frutto di un cambiamento anche mentale, e sa benissimo che tutti ci aspettano al varco. E da qui alla fine noi dovremmo essere bravi a perdere meno partite possibile, perché si perderà. Se non dovessimo perdere più potremmo puntare allo scudetto, siccome non è cosa nostra evidentemente qualche partita la sbaglieremo, qualche partita magari la faremo bene ma non otterremo risultato, ma questo fa parte del calcio. E quindi l'unica maniera per cercare di dare continuità al lavoro che stiamo facendo è quello di allenarsi sempre bene, mai con la pancia piena come ha detto lei, ma sempre con quella convinzione di poter crescere, quella convinzione di poter dare sempre di più, quella convinzione di essere una squadra che se la può giocare con chiunque. Poi l'importante è, come sempre, dare tutto quello che si ha in campo, poi ci sono anche gli avversari e se troveremo avversari più bravi di noi andrà bene, ma solo se saranno più bravi di noi dal punto di vista tecnico, ma mai mentale. Mentalmente voglio sempre una squadra pronta, una squadra che dà l'animo in campo, che cerca di fare quello che gli si propone in settimana. Quelli sono i nostri obiettivi. Senti mister, nelle ultime due trasferte hai utilizzato un sistema offensivo diverso. A Crotone hai vinto 3-0 e hai utilizzato una punta più di movimento e una punta più di manovra. Mentre a San Siro, avendo vinto 3-1, hai utilizzato due giocatori prevalentemente che sono molto bravi a buttarsi negli spazi, ovvero De Paul e Lasagna. E per quanto riguarda Crotone, Maxi Lopez e appunto Lasagna. E per domani? E per domani vediamo. Domani c'è un'altra partita, una partita completamente diversa. La mia grande fortuna quest'anno è che ho giocatori validissimi davanti, tutti con caratteristiche ben diverse. E quindi possiamo proporre diverse cose. Poi, come sapete meglio di me, i vantaggi non si danno, ce li teniamo per noi e sceglierò domani, perché ancora non ho deciso. Non è una frase fatta, è la verità. Vuol dire che i ragazzi si stanno allenando bene, mi stanno mettendo in difficoltà ed ho parecchi dubbi, sia davanti che a centrocampo che in difesa. Dubbi positivi, perché so perfettamente che tipo di partita dovremmo andare a fare e questo tipo di partita possiamo farla con interpreti diversi. Il compito dell'allenatore è sbagliare meno possibile anche nelle scelte.
più si va avanti, più le aspettative crescono e più anche l'allenatore deve, deve fare meno danni possibili e quindi cercare nel, nei limiti del possibile azzeccare la formazione. Buongiorno mister. Sono qua. Buongiorno. Senta, è inutile, dopo quattro partite naturalmente l'ambiente è abbastanza caricato, insomma c'è anche entusiasmo, vincere aiuta a vincere, mentalmente insomma la squadra si è ritrovata, dunque la società è soddisfatta, la squadra è soddisfatta, ma lei in fin dei conti vive forse il suo miglior momento come allenatore, come calciatore certamente ha vissuto dei momenti splendidi e quindi predica calma, ma lei riesce a mantenerla, perché in fin dei conti anche per lei è un bel banco di prova. Ma io mi porto un'esperienza trentennale da calciatore, quindi dell'ambiente in sé per sé, quindi so benissimo come funziona il calcio. Non è che c'è bisogno di fare allenatore per capire come funzionano questi momenti. Io non sto vivendo assolutamente il mio punto massimo allenatore. Il mio punto massimo allenatore, come tutti gli allenatori, è quando si vince, si concretizza qualcosa. Io ho concretizzato una vittoria in un campionato, penso che quello sia stato l'apice per me come allenatore. È un momento positivo di una stagione che deve ancora volgere al termine, mancano tante partite, manca un intero girone di ritorno e quindi so benissimo che ci saranno dei momenti di difficoltà, ma questo fa parte del calcio e dobbiamo cercare di portare avanti, di allungare il più possibile questo entusiasmo che noi abbiamo senza però sfociare in qualcosa di diverso che potrebbe essere come un boomerang e tornarci contro. Quindi quel filo sottile che magari fa pensare ai ragazzi di essere imbattibili, invulnerabili e di poter vincere qualsiasi partita, perché non è così. Io sono consapevole della forza di questi ragazzi, loro devono essere consapevoli dei loro margini di miglioramento, di quello che, in cui sono, tutto ciò in cui sono migliorati, ma devono sapere benissimo che devono migliorare ancora tanto. E credo che questa squadra possa fare ancora di più di quello che ha fatto fino adesso. Però, il però c'è sempre, e dipende solo ed esclusivamente da loro e dalla loro voglia di migliorare, dalla loro voglia di non essere appagati e del mettersi a disposizione quotidianamente. Mister, buongiorno. Volevo chiedere su due singoli, uno per parte, uno è Samir, visto che ha parlato di dubbi in difesa, se può essere pronto anche dal primo minuto, visto che rientra tra i convocati. L'altro è Verdi, visto che lei nella sua parentesi da giocatore al Milan lo ha visto alle primissime armi, alle primissime battute. Volevo chiederle se pensava che avrebbe avuto questo exploit dopo magari anche un periodo difficile proprio in casacca rossonera. Samir sta bene, è a disposizione, è convocabile, è convocato ed è pronto per eventualmente partire anche dal primo minuto. Poi si vedrà. Ho dei ragazzi dietro che stanno facendo benissimo e quindi anche lì è una bella lotta. Verdi sì, io ero in prima squadra, lui era aggregato alla prima squadra, spesso si allenava con noi, ovviamente era un altro tipo di giocatore, adesso è un giocatore maturo, un giocatore cresciuto, un giocatore che l'anno scorso avrei voluto nella mia avventura a Pescara, poi non siamo stati impossibilitati nel prenderlo e quindi un giocatore di sicuro valore. Però io non ho paura di Verdi, ho paura del Bologna, in generale, nel senso. Vale sempre lo stesso discorso dell'altra volta. La prima paura sono i miei ragazzi, poi il Bologna e poi eventualmente i singoli. Sì, hai toccato un tasto importante, che la squadra deve avere sempre voglia di migliorarsi. Ma io non voglio fare... l'uccello del malaugurio, anzi, perché vedo che le cose stanno andando bene, però il compito è difficile in questo momento, il compito dell'allenatore far sì che i giocatori siano sempre belli carichi quando abbiamo giocatori giovani, uno va all'Inter, Radio Mercato, uno dice oh, che bravo, sarebbe più facile forse gestire giocatori, non dico anziani,
ma un po' più maturi. Questi qua sono sbocciati e subito grande entusiasmo. È un compito delicato il tuo. Ma non è solo compito mio. Quando si parla di grandi spogliatoi, di grandi gruppi, si parla di queste cose qui. Ci sono dei gruppi, degli spogliatoi dove l'anziano, tra virgolette, aiuta a crescere il giovane anche sotto questo punto di vista, a fargli tenere i piedi per terra, a fargli una cazziata durante l'allenamento se non fa le cose fatte bene. E quindi queste sono cose fondamentali. Quindi i ragazzi con più esperienza, i ragazzi che hanno le spalle belle larghe, che vengono da una carriera più lunga, aiutano senza dubbio l'allenatore a mantenere con i piedi per terra questi ragazzi che magari hanno un certo tipo di personalità. Poi ognuno ha la sua. C'è chi tende a volare più in alto, c'è chi tende invece a stare sempre con i piedi per terra. Però io credo che l'arma più importante per un allenatore sia quella di, in questi momenti, sia quella di che l'allenatore stesso venga ritenuto una persona che mette in campo i ragazzi con meritocrazia. Quindi loro sanno benissimo che possono fare 10 partite fatte bene, ma poi se io li vedo male in allenamento, se li vedo volare qualche centimetro sopra il campo, immediatamente gli passano avanti altri. E quindi quello credo che sia un fattore determinante. Sì, poi bisogna saperlo fare però. Non solo dirlo. Non è semplice. E questo volevo dire, che non è un compito semplice con i giovanotti, al di là di 3-4 anziani che sì, sino a un certo punto, ma la chiave di volta è l'allenatore per me. Sì, bisogna essere concreti con i fatti e non solo a parole. Io credo che una delle armi più importanti per raccogliere stima da parte dei propri giocatori per un allenatore è quello di essere sempre e comunque coerente con quello che si dice. Se perdi di coerenza, perdi in fiducia da parte loro, perdi tutto. E quindi io quello che dico cerco sempre di portarlo a termine, nel senso, se dico una cosa la faccio. E penso di averlo dimostrato nel passato, fino a questo momento. In questa esperienza non mi è capitato, perché fino a questo momento i ragazzi sono stati impeccabili. Abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 vittorie, ma durante gli allenamenti io vedo grande concentrazione, grande voglia di migliorare, grande voglia di non avere la pancia piena e tutte queste cose qui. Poi c'è il campo. Di certo non vuol dire che se uno sbaglia partita è perché ha la pancia piena. La partita si può sbagliare, non si può sbagliare l'atteggiamento, ma tanto io mi rendo conto subito, dopo 30 anni di esperienza nel mondo del calcio, mi rendo subito conto quando un ragazzo ha la testa tra le nuvole o quando la testa c'è, ma magari non risponde il piede, quello ci sta. Questo, tanto per capirci definitivamente, è il compito più delicato di un allenatore. È uno degli aspetti di quei famosi 360 gradi a cui l'allenatore deve far conto e deve essere bravo. L'allenatore non è solo quello che va in campo e insegna calcio, l'allenatore è quello che sa comunicare, quello che è psicologo con i propri giocatori, quello che capisce i momenti, quello che capisce quando hanno bisogno di un giorno libero per staccare la spina, e tutte queste cose qui. Più un allenatore completo, secondo me, più è bravo. Non sto dicendo che io sono bravo, sto dicendo che faccio il massimo per cercare di essere un allenatore che guarda anche al piccolo cavillo e non solo alle cose che sono sotto l'occhio di tutti, ecco. Volevo chiedere altre due cose. Una, quando un allenatore prepara la partita cura tutti i particolari, no? Nel Bologna c'è un giocatore che calcia benissimo le punizioni, l'hanno citato prima, che può calciare di destro o di sinistro. In quei casi un allenatore dice anche ai suoi, credo, al limite limitiamo al più possibile di fare fallo, prima cosa. Seconda, volevo chiederti una cosa sul Bologna in generale, cioè che tipo di squadra è. Tu prima hai detto, ho ben chiaro che tipo di partita dobbiamo fare e possiamo farla con interpreti anche diversi. Volevo chiederti del Bologna, che Bologna hai visto insomma in queste prime 18 giornate? È una squadra molto solida, è una squadra molto organizzata,
un allenatore bravissimo che io ho avuto in nazionale, e quindi lo conosco perfettamente. È un allenatore che da quando io l'ho avuto in nazionale sono passati almeno 10 anni, e quindi si è evoluto, e quindi è migliorato sul campo, e sarà migliorato sul campo, sarà migliorato nei rapporti, nella comunicazione, in tutto, perché è un allenatore, è un soggetto in continua evoluzione, quindi lo sta dimostrando, sta facendo grandi cose e quindi so benissimo che sarà una partita difficile, perché il Bologna ha caratteristiche di giocatori molto interessanti, è un allenatore che li guida bene e quindi sarà una partita difficile. E le punizioni a volte le puoi evitare, a volte no, il calcio d'angolo a volte li puoi evitare, a volte no, quindi ci saranno. E quando sai che dall'altra parte c'è un giocatore che calcia particolarmente bene le palle inattive, cerchi di spiegare ai tuoi giocatori come evitare determinate cose che possono dar fastidio. Ma questo fa parte del mio compito, quindi cercheremo di prima di tutto di evitare falli stupidi e poi di mettere comunque una pezza laddove loro hanno grandi capacità. Sì, in parte la domanda l'ha fatto il mio collega, perché questo Bologna è difficile da decifrare. Perde in casa col Crotone, poi strapazza la Sampdoria, gioca bene con Napoli e Inter e fa 0 punti e poi vince fortunosamente anche domenica scorsa in casa del Chievo, quindi una squadra non facile da decifrare. Per quanto riguarda davanti, loro hanno 2 giocatori a mio avviso che sono veramente di un certo livello, a parte che sembra che ci sia un ballottaggio, ovvero Destro e Palacio. Se giochi uno o gioca l'altro, c'è differenza a livello difensivo oppure per te fa poca differenza? Ma no, cambiano le caratteristiche del Bologna in fase offensiva, quello sì, ma per noi cambia poco, nel senso che se noi riusciamo a fare quello che abbiamo preparato, sempre una punta è, cioè voglio dire, non è che cambia tanto, dovranno essere, sicuramente c'è molta più mobilità, ci sono molti più movimenti senza palla, molti più attacchi alla profondità, ma queste sono cose che i ragazzi sanno benissimo, le abbiamo preparate in entrambe le circostanze, quindi speriamo di riportare in campo quello che abbiamo preparato e facendolo nel migliore dei modi.